Quest'anno io ho scelto di evitare di fare la statistica, circa 6.000 interventi, poi il soccorso, gli incendi, le cose, perché cioè in fondo la cosa importante è dire quali sono le emergenze importanti. Quest'anno, per la verità, come ho detto stamattina in chiesa, leggendo il saluto, non ci sono state grosse emergenze. Per noi le grosse emergenze sono quelle che si sono verificate soprattutto in ottobre e novembre in altre parti dell'Italia, quindi mi riferisco a Matera, a Venezia, alle esondazioni in Emilia, in Piemonte, in Liguria, il crollo dei viadotti. Quindi per me il termine di paragone è importante. Chiaramente il termine di paragone pesante è quello di qualche anno fa, 2016-2017, il terremoto centro Italia, dove il personale di Pescara ha dato un supporto importantissimo, tanto che Pescara ha dei moduli logistici importanti per l'alloggiamento delle persone. Sono 40 posti che sono andati appunto per il sisma centro Italia, e poi gli incendi del 2017 e poi Rigopiano, quindi questi sono i termini di paragone. E quindi volutamente non ho fatto il resoconto degli interventi, circa 6.000, perché alla fine diciamo sono per noi, tra virgolette, ordinaria amministrazione, non sono i grandi eventi. Il comando dei Vigili del Fuoco rimane qui, sì, c'è da lavorare molto, perché stiamo perfezionando l'acquisizione con la provincia, quindi c'è l'Agenzia del Demanio che ha fatto il suo e quindi va perfezionato l'acquisto della sede con la provincia, e poi metteremo le mani a questa caserma.